parlare solo di legge elettorale e tirare a campare, no grazie, piuttosto torno dagli italiani. Quindi questo o possiamo fare e cambiare, però molto dipende anche da voi, perché noi possiamo andare al governo facendo le riforme più utili dal punto di vista del fisco, delle pensioni, dei giovani, della scuola, della sicurezza, però poi occorrono sindaci che pensino ai loro cittadini. Occorre che Treviso sia amministrata da qualcuno che ascolta tutti, che ha cuore per tutti, che però davanti a tutti mette prima i diritti dei trevigiani. Per le case popolari metta prima i trevigiani, per i contributi comunali metta prima i trevigiani. Leggevo sulla Tribuna di Treviso online gli articoli di apertura di queste ore. Il primo articolo è un maxi blitz a Mogliano, dove hanno sequestrato 50 kg di polpette. Un'operazione importante, sicuramente. E arrivando a Treviso ho letto che la polizia locale di Treviso, dopo alcuni anni di sonno, probabilmente su indicazione del comune, sta facendo delle indagini sulle troppe macchine con targhe straniere, gestite e guidate da italiani che hanno finte targhe straniere per non pagare le tasse e le multe in Italia. Guardate, strano, che caso strano, dopo 5 anni di nulla, Manildo e il Partito Democratico si accorgono che a Treviso qualcuno fa il furbetto. Però non penso che ci siano molti trevigiani disposti a farsi prendere in giro. Voi la vivete più e meglio di me. Io vi posso solo dire che non vedo l'ora che Treviso torni a essere quel gioiello che merita di essere, non solo in centro ma anche in periferia, per tutti e non solo per qualcuno, difendendo i suoi negozi e le sue botteghe. Perché ogni negozio che chiude, ogni artigiano che chiude, ogni bottega che chiude, sono posti di lavoro che se ne vanno e sicurezza che se ne va. E io mi rifiuto di pensare a un futuro per i nostri ragazzi di rimbambimento il sabato e la domenica negli enormi centri commerciali senza anima, mentre i centri della città diventano dei deserti, o magari su Amazon a cliccare. Va bene cliccare, cioè, per carità di Dio, tutti abbiamo, chi ha un figlio come capita a me di 15 anni, sanno che ormai se non clicchi non vivi, però va bene la modernità, va bene il futuro, va bene internet, va bene la velocità, però se le nostre città perdono l'anima, se perdiamo il rapporto con i nostri commercianti, con le nostre botteghe, se perdiamo il bello di incontrarci in piazza, perché se hai un figlio, o peggio ancora se hai una figlia, se hai una ragazza, va bene uscire però non a una certa ora, magari senza mettersi la gonna, perché è vero che Treviso è una città sicura, però non si sa mai con la gente che c'è in giro. Ecco, io che ho una bimba di 5 anni voglio che possa uscire a Milano come a Treviso a qualunque ora del giorno, della sera, vestita come vuole, senza che i genitori vadano in giro con l'ansia perché chissà che cosa può succedere a mia figlia. Quindi non è un mondo normale quello dove le donne sono in libertà vigilata, e quindi questo è. L'abbiamo amministrata per tanti anni, l'abbiamo amministrata bene, adesso tocca a voi. La differenza della Lega rispetto ad altri è che per molti altri partiti dopo le elezioni è finito tutto, si tira giù la saracinesca, si cambia numero di telefono, si cambia l'indirizzo mail e chi si è visto si è visto. E i giornalisti mi chiedono: ma perché vai ancora in giro, ma perché sei a Treviso, poi stasera a Lonigo, poi domani giro in lungo, in largo il Friuli Venezia Giulia, e avremo un governatore della Lega anche in Friuli Venezia Giulia che potrà lavorare con Luca Zaia sul tema dell'autonomia, della sanità, delle infrastrutture, della sicurezza. Quindi piano piano ci stiamo arrivando. È vero, hanno scelto una data bizzarra, lo diceva Luca, far votare la gente a scuole chiuse. Qua ci sono mamme, ci sono papà, ci sono soprattutto nonni. Ormai noi cambieremo la Costituzione cambiando l'articolo 1 della Costituzione italiana, perché più che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ormai l'Italia è una repubblica fondata
sulla presenza dei nonni, perché se non ci fossero i nonni campa a cavallo. No, bravo, lei sì. E quindi come fai a far votare la gente per il sindaco il 24 di giugno? Però loro probabilmente pensano che i trevigiani non avranno voglia di scegliere il loro sindaco, se ne staranno a casa, se ne staranno in campagna, se ne staranno in azienda, se ne staranno al mare. Io dico e dirò, perché ci rivediamo a Treviso, se questa è la città migliore possibile che avete in testa, continuate a votare il Partito Democratico. Se non sognate niente di meglio, continuate a votare il Partito Democratico. Se è il massimo che vi aspettate per i vostri figli, non cambiate e continuate a votare chi ha gestito Treviso negli ultimi 5 anni. Se pensate che si possa cambiare, questo ragazzo è quello che può cambiare questa città, non altri, non altri. Un ragazzo normale. Qualche giornalista tempo fa, quando l'abbiamo scelto, mi ha detto, però, insomma, Conte, però è un tipo normale. Di questi tempi un tipo normale è già una roba eccezionale, quindi, ma non è uno famoso. Io penso che Treviso non abbia bisogno di un sindaco famoso, abbia bisogno di un sindaco onesto, normale, che fa la vita delle persone normali. Le persone eccezionali le lasciamo a Manildo, le lasciamo agli altri a fare i fenomeni. È importante avere delle belle mostre, anzi è importante che la vita culturale di Treviso sia sempre più avanti e di modello per altre città italiane, però è importante poter uscire di casa tranquilli la sera, o magari è anche importante poter parcheggiare la macchina a Treviso senza vincere un terno al lotto. Quindi questo, quindi bisogna riuscire a fare tutto. Non faremo miracoli. Sull'autonomia ha ragione Luca, io ho avuto l'orgoglio settimana scorsa di essere andato nello studio del Presidente della Repubblica per le consultazioni che avrete visto ai telegiornali, però oltre ai temi di cui hanno parlato tutti gli altri, sono felice per la prima volta di aver parlato a nome della Lega del fatto che una delle priorità del nostro governo sarà di chiudere in un quarto d'ora la trattativa con Luca Zaia per l'autonomia del Veneto. Quindi non staremo lì mesi e mesi e mesi e tira e molla e tira e molla. L'abbiamo detto, non è un mistero, noi facciamo alla luce del sole quello che vogliamo fare. Quindi, e il bello è che questa voglia di autonomia e di responsabilità e di merito che in Veneto e in Lombardia c'è da sempre, finalmente in questo periodo sta arrivando anche da altre parti. La richiesta l'ha fatta l'Emilia Romagna, la richiesta l'ha fatta la Liguria, la richiesta l'ha fatta il Piemonte, ma l'ha fatta anche la giunta di centrosinistra della Puglia, per dire che finalmente forse siamo arrivati al punto in cui l'Italia diventerà un paese serio, moderno, efficiente e federale, dove chi sbaglia paga, questo è il principio, dove chi fa bene viene premiato e dove chi sbaglia paga, questo è. Quindi sono ben contento, non mi aspettavo, l'ultima volta che siamo venuti qua c'era, è vero che c'era tanta gente, ma non c'era tanta gente come oggi, quindi permettete che facciamo noi che abbiamo il microfono in mano l'applauso a voi che state dedicando la vostra domenica pomeriggio al futuro della vostra città. E quindi avete 2 mesi di tempo, avete 2 mesi di tempo, il 10 giugno votano più di 1000 comuni, vota Treviso, vota Vicenza, vota Brescia, vota Sondrio, vota Imperia, come votano Catania, vota il Molise, vota la Val d'Aosta. E quindi cercherò di essere da tante parti, però non riuscirò a essere ovunque. Ci rivediamo sicuramente prima del 10 giugno a Treviso, però dipende da voi. Se la voglia di cambiare che avete dimostrando di essere qua, guardate che 2 mesi passano in fretta, eh? Oggi è l'8 aprile, vuol dire che sono 60 giorni, di mezzo c'è il 25 aprile,
il 1° maggio, sabati e domeniche, vuol dire che domani mattina ci sono le elezioni per scegliere il sindaco della vostra città, e il sindaco è la figura politica più importante. Mi permetto di dire, da aspirante presidente del Consiglio, che per Treviso e per i trevigiani è più importante il sindaco, perché è quello che decide a chi vanno le case popolari, è quello che decide se aumentare o ridurre le tasse, è quello che decide sulla viabilità, è quello che decide, e sono contento che anche il nostro candidato l'abbia detto, non ci devono essere degli ultimi. Così come a Roma era una promessa che ho fatto in campagna elettorale, e io tendo a farne poche ma a mantenerle, se andremo al governo per la prima volta nella storia dei governi della Repubblica Italiana avremo un ministro che si occupa solo dei disabili, bravo, dei diritti, delle necessità, bravo, e dei bisogni dei cittadini disabili. E se l'abbiamo a Roma avete bisogno anche a Treviso di... perché uno non può girare 18 uffici comunali per avere, veder riconosciuto un suo diritto. Quindi cose semplici, cose facili, cose che si toccano con mano, e questo penso che sia il successo della Lega. Ci sono molti sociologi che stanno analizzando, ma chissà come mai la Lega ha preso così tanti voti. E forse perché noi in campagna elettorale a Treviso, come in tutta Italia, parlavamo di pensioni, di tasse, di scuola, di lavoro, di giustizia, mentre gli altri, gli amici di Manildo, per 2 mesi hanno girato l'Italia facendo cortei antirazzisti in mancanza di razzisti e marce antifasciste in mancanza di fascisti, cercando gli hacker russi, e quindi cercavano i fascisti e non li trovavano, cercavano i razzisti e non li trovavano. Noi siamo così razzisti che il primo senatore di colore della storia della Repubblica Italiana è stato eletto con la Lega e rappresenterà gli immigrati per bene, che sono qua per lavorare e per pagare le tasse, non per spacciare e far casino. Io più tardi metto sulla mia pagina Facebook una dichiarazione incredibile di uno che è proprio della provincia di Treviso, che racconta bellamente davanti alle telecamere di come si sta arricchendo grazie all'immigrazione, grazie ai finti profughi. Ma questo lo dice con tanto di faccia, è della provincia di Treviso. Prima era di una cooperativa, ha detto, ma a me quella cooperativa non è che rendesse tanto. Poi ho preso degli stabili che non voleva nessuno. La prefettura mi ha mandato alcune centinaia di questi disgraziati. Io vado a comprare cibo di scarto ai grandi magazzini, glielo butto per terra, me ne frego delle leggi e guadagno centinaia di migliaia di euro alla faccia degli italiani e sulla pelle di questi disgraziati. Ecco, se avrò l'onore di andare al governo, io questi galantuomi vado a prendere uno per uno e gli faccio pagare tutte le tasse che non hanno pagato in questi anni, facendo i soldi sulla pelle dei disgraziati. Ragazzi, non parlo ancora a lungo perché c'è tanta gente da andare, lo chiedo a voi, di fare quello che non potremo fare io, Luca e tutta la squadra. Noi non riusciremo a essere ovunque, in ogni casa, in ogni negozio, in ogni ufficio, in coda, in ospedale, in posta, in edicola. Chi vuole cambiare ha una sola possibilità di cambiare. E solo una riflessione a quelli che magari nei prossimi 60 giorni incontrerete in giro per Treviso e vi diranno: ma io non vado a votare, tanto non conta niente, tanto non cambia niente. Quelli che il 10 giugno non perderanno neanche un minuto del loro prezioso tempo per andare a scegliere il loro sindaco e il loro consigliere comunale, poi per 5 anni stiano zitti e non si lamentino se le cose a Treviso non vanno. Perché se non fai neanche la fatica di scegliere il tuo sindaco, in bocca al lupo. Io domani sono in Friuli, martedì sono a Roma, faremo consultazioni, incontri, spero di farvi perdere meno tempo possibile e spero di passare il prima possibile dalle parole ai fatti, perché di parlare sono stufo e non vedo l'ora di cominciare a fare. E se per fare dovrò anche alzare la voce con qualcuno,
Sia chiaro che se qualcuno da Bruxelles mi dirà e la legge Fornero non si tocca e le tasse non le puoi abbassare, anzi dovete aumentare l'IVA in Italia, tanti saluti, il mio ragionamento è: se le regole europee servono a far star meglio gli italiani, io rispetto le regole europee, altrimenti il benessere degli italiani viene prima di ogni regola europea, e quindi su questo non cambierò mai idea. Viva Treviso, viva la Lega, e in bocca al lupo per quello che farete, e in bocca al lupo a te. E viva il Leone.